Rieccoci di nuovo insieme allora, 46 Reggio Emilia, 37 Milano, la Trenk Walder che legittima pienamente la sua partita fino a questo momento e certamente non può che essere soddisfatto Stefano Landi, patron della Trenk Walder Reggio Emilia in compagnia di Nicolò Di Tiene. Sì, una squadra molto concentrata, attenta, 46-37, positiva per la sua squadra. Sì, beh, direi che in questa prima metà della partita i nostri spettatori e anche tutti i telespettatori si sono divertiti, è stato un bel tempo. Ecco, intanto c'è da dire che questa stagione sta andando alla grande per Reggio Emilia, è una neopromossa, l'anno scorso era in Lega 2, quest'anno settima posizione in classifica, Final 8 di Coppa Italia. Sì, in effetti stiamo facendo una buona stagione, siamo molto contenti, noi avevamo come obiettivo appunto di riuscire ad arrivare nel più breve tempo possibile alla salvezza, anche perché ormai era un qualche anno che mancavamo dalla Serie A, ci siamo riusciti adesso e adesso tutto quello che viene è molto bello. Ecco, l'appetito viene mangiando, playoff possibili? Ma in questo momento direi di sì, è giusto e è doveroso pensarci. Stiamo facendo bene, quindi non sarà assolutamente facile, però credo che prima di tutto i nostri giocatori siano molto determinati per fare bene. Ecco. Tra i giocatori ci sono due, soprattutto Brunner e Cinciarini, che stanno andando alla grandissima. Sì, direi senz'altro loro due, ma non c'è dubbio, quando ci sono queste stagioni e quando si vincono le partite è veramente il gruppo, perché cosa dire di Taylor per esempio, di Antonutti e di tutti gli altri, insomma, quindi è sicuramente un bel gruppo. Tra gli obiettivi della breve scadenza ci sarà anche un possibile nuovo Palasport. Sì, naturalmente speriamo, è tanti anni che lo stiamo aspettando. Diciamo che oggi c'è un progetto concreto che prevede la ristrutturazione di questo impianto dove ci troviamo oggi, quindi con un allargamento significativo, e nei prossimi giorni speriamo, anzi sicuramente ci incontreremo con l'amministrazione per mettere a punto, speriamo, i dettagli. Anche perché sono tanti tifosi a seguito. Sì, infatti anche per questa partita, pur giocando di mezzogiorno, avevamo già da ieri il tutto esaurito, quindi insomma abbiamo bisogno. Reggio è una città che ha una tradizione nel basket importante che si rinnova ogni anno, quindi ormai è giunto il momento per allargare la nostra casa. Grazie. Grazie a voi. Una splendida tradizione quella reggiana, contrassegnata anche, e noi abbiamo parlato ampiamente durante la prima parte del match, da prodotti importanti, abbiamo detto di Melli, abbiamo detto di Cervi. Le statistiche, una piccolissima curiosità, si confrontano le due squadre che sono la migliore per quanto riguarda i tiri liberi e la peggiore per quanto riguarda appunto le conclusioni dalla lunetta. Milano è la migliore di tutto il campionato, Reggio Emilia l'ultima, ma queste statistiche si è andati davvero poco in lunetta, effettivamente per il momento non si vede. Ci ritroviamo tra pochissimo. Non hai tempo di cucinare? C'è l'Oriana, la vera piadina romagnola. Prova anche l'Oriana romagnola.